Donato con un rimpallo, di nuovo ecco che arriva il cross, Piniglia! Piniglia! Piniglia, che gol dell'ex! Non festeggia, ma è un gol fantastico, quello di Maurizio Piniglia! Il mancino lungo linea di Drame, un rincorso da Enrique, attenzione, Piniglia, Piniglia, Piniglia! E l'Atalanta passa in vantaggio, il pasticcio del Napoli, e Piniglia ne approfitta. Girata al volo, splendida da parte della formazione dell'Atalanta con il solito Piniglia. Questa volta già riesce nel gesto acrobatico che riapre la gara, Maurizio Piniglia. Cigarini, Piniglia, forse tocca con un braccio Capelli, palla che rimane lì e Piniglia sblocca il risultato. L'Atalanta in vantaggio, 1-0 in favore di Bergamaschi al quinto minuto di gioco. La rete di Piniglia. In aria, zona tiro d'Alessandro. Pallone deviato per rovesciata e pallone in rete. Tanto per cambiare, segna solo così Maurizio Piniglia. 2-2, incredibile gol di Piniglia. Anche in questo caso una sforbiciata volante. Scambio fra Carmona e Cigarini e una deviazione con la mano, direi nettissima, di Burdisso. Va Piniglia, il pallone in rete, Atalanta 1, Genoa 0 dopo 17 minuti di partita. Maurizio Piniglia spiazza Mattia Perin. Dentro per Maxi Morales che prova a saltare col pallonetto a Cerbi. Attenzione, è sbagliato l'intervento, poi Piniglia! Arachiri del Sassuolo, ne approfitta Piniglia che realizza la sua doppietta personale. Sassuolo 1, Atalanta 2. Maxi Morales entra in aria, lo scarico per Gomez, poi Piniglia! Piniglia! Che gol ha fatto Piniglia! Come sempre, in acrobazia, porta in vantaggio l'Atalanta. Sassuolo 0, Atalanta 1, la firma è che firma di Piniglia. Toloi, il lancio in profondità, ancora una volta a cercare Morales, ha davanti a sé Gagliolo, Morales la mette in mezzo, secondo pallone, il gol dell'Atalanta siglato da Maurizio Piniglia, ma c'è davvero la complicità questa volta del portiere che non è uscito in maniera precisa. Cigarini, palla sul secondo palo, la trova lì, arriva il 2-3, il gol di Piniglia, e vediamo se ci sarà tempo per l'Atalanta per provare un'incredibile rivolta. Diamanti, sempre dentro, mette fuori Bacca anticipando Donnarumma, poi la sforbiciata, il gol incredibile di Piniglia, un Eurogol, 1-1 Atalanta. La magia di Piniglia. Va sul sinistro, che si è messo giù, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Atalanta. Va Piniglia! Andanovic sceglie l'angolo giusto, ma non basta. Torna avanti l'Atalanta con Maurizio Piniglia. Va a prendersi l'abbraccio del suo pubblico, della sua curva.